dopo questo. 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 E molti altri. Enjoy signori, Rando qui con voi e quest'oggi ci troviamo qui incredibilmente su Minecraft. Me l'avete chiesto un milione di volte, finalmente una nuova puntata su Minecraft. Allora, la serie con questo episodio probabilmente voi dite continua. Sì, beh certo, continua, però c'è una cosa un po' diversa che adesso sul mio canale caricherò anche Minecraft, però molto poco spesso, voglio dire, vi spiego. Minecraft è un gioco che a me piace molto, però a volte mi passa la voglia di giocarci, quindi è un gioco che comunque quando ho voglia ci gioco, quando non ho voglia non ci gioco. Quindi adesso mi è venuto in mente che volevo fare una cosa da un bel po' di tempo, quindi la faccio. Poi se vedo che c'è un riscontro della Madonna nei like, nei mi piace come altri video, allora ovviamente lo farò ancora ben più volentieri. Quindi allora cerchiamo di mettere a posto un po' la roba. Che se, vi ricorda, se non vi ricordate bene tutte queste cose che ho fatto, se volete capire come ho fatto tutte queste cose, basta che andate nella playlist di Minecraft e troverete tutto quello che mi serve, tutto quello che vi serve sapere. Poi un'altra cosa che voglio fare è, vediamo un po' se troviamo quello che ci serve a noi, eccola qui. La Minium Stone, questa qua può venire qua, adesso non mi ricordo più neanche i tasti. Allora, a noi ci servono due secchi, appunto. Poi ci serve l'unico diamante che abbiamo qui. Ok, l'unico diamante che abbiamo qui. Poi mi servirebbero, vediamo un po' se li trovo, qualche fiore. Vediamo, fiori. Qualche fiorellino, eccoli qui. Ne prendiamo magari 6 di sto tipo. E 6 così. Oh cavolo, mi ricordo anche un po' i tasti. E vediamo se capite che cosa voglio fare. Poi un'altra cosa che voglio fare, che non capisco perché non ce l'ho forse qui. Vediamo un po'. No, va bene, lo facciamo, no problem. Prendiamo uno di questi. Andiamo nelle nostre project table e ci facciamo un... Sì, non mi ricordo neanche più. A proposito, ma non avevo il Diamond Drill. Vabbè, poi vediamo, dai ragazzi. Adesso è veramente tanto che non ci gioco. Avevo voglia di fare questa cosa con voi. Quindi adesso la faremo. Vediamo se avete capito, probabilmente sì. Allora, vediamo cosa, dove farlo. Vediamo un po' dove farlo, ragazzi, dove possiamo farlo. Indovinate che cosa? Come avete visto dal titolo, la Twilight Forest. Adesso voglio vedere. Cazzo, intanto volevo fare un giro con voi, guys. Vi ricordate la Bloody Arena? Che bella che era. Ve la ricordate, Bloody Arena? Che con un click aprivamo e potevamo andare a sconfiggere il mostro più forte del gioco. Poi, di qui avevamo la nostra... Cos'era? La stanza del boiler? Sì, la stanza del boiler, tutta alimentata da qua sotto, tutto alimentato, i motori alimentati. Vedete, tenete sempre pieno il Tesseract che... è alimentato da tutti questi fluidi qua, dall'impianto qua mega figo, assurdo, che guardatelo, che continua a funzionare da meraviglia, continua a tenere pieno questo qui, che viene grazie ai refinery, viene rifinito, tutto questo tramite il tester che viene mandato giusto di là. Un casino di roba. Allora, qui così adesso, ragazzi, io vado a dormire e poi ritorno, quindi a tra poco. Eccoci tornati, ragazzi, e finalmente possiamo metterci dietro a fare la Twilight Forest. Io direi di farla qui. Quindi, allora, 1, 2... 3 e 4, sì. E quanti ne ho spaccati? 10. 4, ok. Mettiamo i nostri fiorellini intorno. Mettiamone uno lì, uno lì, uno lì, uno lì, uno lì, uno lì. Giusto per fare più figo. Che giallo e rosso sono più fighi. Tada! Adesso voi dite cosa devi fare random. Semplicemente andare qui, prendere un secchio d'acqua. Via da qui. Andiamo qui. Vediamo se funziona. Dentro... secchio d'acqua, dentro secchio d'acqua, riprendiamocelo.
Riprendiamocelo. Io avevo anche una borsa. Fa niente. Adesso guardate cosa succede se io butto dentro un diamante. Boom! Anzi, mi ha recato anche danno. Guys, tada! Guardate. Abbiamo finalmente il nostro portale della Twilight Forest. Quindi io direi adesso a questo punto, perché non entrarci? Ma sì, dai, dentro! Oh, ragazzi, ce l'ha fatta! Ci ha messo un bel po' nel caricare, però ce l'ha fatta, guys! Vediamo un po'. Innanzitutto, io volevo mettere... Non mi ricordo più un cazzo, raga, mamma mia. Vediamo se... riesco a trovare... waypoint. New waypoint. Vediamo se riusciamo a metterci il portale, così almeno... Ok. Done. Vediamo. Yeah! Così adesso possiamo muoverci senza il rischio e il pericolo di perderci. Vediamo un po' quanto viaggiamo. 30, 35, sì, giocabile, però abbastanza basso. Comunque la mod veramente devastantemente pesante. Vediamo se troviamo in giro qualcosa. Non c'è in giro niente, non c'è in giro nessuno. Oh! Una renna. Oh, guardatela. Andiamo, vediamo un po' in giro se riusciamo a trovare, perché mi avete detto che io so che ci sono dei dungeon. So che ci sono dei dungeon con dentro delle... Un casino di nemici bastardi. Ci sono dentro anche delle... Come si chiamano? Delle chest dove si trovano delle cose molto utili. Perché noi la prima cosa che dobbiamo cercare di fare è una mappa. Quindi andiamo subito. Guardatelo intanto qua un dungeon. Vediamo com'è. C'è niente all'interno. Andiamo giù di qui, guys. Andiamo un po' all'avventura. Oh, che cazzo è quello lì? Vieni qui. E sti nanetti? Morite. Non ho neanche... Sapete cosa non ho portato? Ok, sono morte. Non ho portato le torce. Sono pirla. Non ci ho pensato di non... Perché è un bel po' che non ci gioco, non ci ho pensato. Da YouTube voi non vedrete niente sicuramente. Quindi, raga, allora, intanto, vabbè. Allora, prendiamo qualche materiale, giusto perché è tanto che non li prendo. Allora, ragazzi, facciamo... Torniamo sopra. Yeah. Guardate che figata. Per ora, ragazzi, la Twilight Forest, sono venuto qua solo a farvi vedere un po' com'è, anzi, se magari l'avete anche già vista un milione di volte, so giusto per... Guardate che albero. Mamma mia. E poi io so che ci sono, c'è la possibilità anche di fare una mappa che ci fa vedere dove ci sono tutti i mostri. Cazzo, si è buggato. Dove ci sono anche tutti i mostri che... nelle varie... Perché ci sono le varie zone... E là che cazzo c'è là in fondo? Minchia, come mi incuriosisce a me questa Twilight. Ci sono varie zone, guys, dove ci sono i vari boss, diciamo, della zona, appunto. Quindi, se riesco a fare questa cartina, diciamo, questa mappa, dove possiamo vedere dove sono appunto questi mostri, e così li possiamo trovare e andare a sconfiggere i primi appunto mostri. Allora, guys, niente, l'unica cosa che voglio dire è che adesso io l'episodio lo chiuderei qui. Vi ho fatto vedere giusto un pochino me è ritornato su Minecraft, vedo un po' il riscontro. Se vedo che vi piace molto, siete attivi, vedo tanti like, vedo tante cose, io continuerei anche questa serie, anche perché comunque è la mia prima serie sul canale, anche storica. Mi è dispiaciuto un po' lasciarla anche perdere. Comunque niente, ragazzi, dai. Niente, avete visto il rientro di Random su Minecraft. Se vi piace l'idea di continuare a visitare questa Twilight Forest, mi organizzo meglio con delle torce e tutto, io farei qualche altro episodio, magari non spesso come The Walking Dead o come Tomb Raider o come Payday o come tutte le altre serie che avete visto. Magari Call of Duty adesso lo caricherò un po' più spesso. Ditemelo, fatemelo sapere nei commenti. Non siate timidi, ragazzi. Io adesso veramente non vi titito più. Penso che per questo episodio possa bastare. Da Minecraft è tutto, enjoy, ragazzi!